Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche senza averli giocati. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma le anteprime di Tears of the Kingdom sono riuscite a stregarmi anche di più del bellissimo trailer finale pubblicato 2 settimane fa. Ho passato le ultime 24 ore a divorare le anteprime di stampa e influencer, sia italiani che internazionali, e mi sono fatto un'idea molto precisa su questo gioco. Purtroppo però, non potendovi dare delle impressioni in prima persona sul giocato, capisco che le mie parole non potranno avere lo stesso effetto di quelle di chi Tears l'ha toccato con mano, ma ho deciso comunque di dedicare un video a queste preview perché dai video di ieri è emerso un clima magico, un'atmosfera unica, un genuino entusiasmo condiviso da critica e pubblico che raramente si vede, almeno in questa misura. Sono dell'idea, insomma, che Tears of the Kingdom abbia tutti i presupposti per diventare un capolavoro generazionale, una produzione in grado di incarnare lo spirito Nintendo in tutto e per tutto, ma nonostante questo ho anche dei timori a riguardo, che non sono dei veri e propri dubbi o perplessità, ma degli elementi mancanti che ancora impediscono la giusta comprensione del gioco nonostante le sue smisurate ambizioni. Oggi quindi discuteremo di Tears of the Kingdom e del suo potenziale rivoluzionario, iniziando però ad accennare quali sono i suoi potenziali difetti. Questo argomento però lo tratteremo nel dettaglio in un secondo video che verrà pubblicato la prossima settimana, dove, partendo da Breath of the Wild, cercheremo di capire quali potrebbero essere i potenziali limiti anche del suo seguito. Ovviamente però non vi mostrerò footage preso direttamente dalle altre anteprime, prendete più che altro questo video come una sorta di podcast dove discuteremo insieme di Tears of the Kingdom. Insomma, non aspettatevi contenuti in anteprima, questo dopo tutto rimane un canale poraccio al 100%, ma sono comunque sicuro che da questi video usciranno fuori dei dibattiti molto interessanti. Come al solito quindi vi aspetto nei commenti e, se siete nuovi, benvenuti, iscrivetevi subito al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare, voi fatelo, mi raccomando, io ho detto tutto, iniziamo! Ovviamente, prima di addentrarci in questa discussione, dovreste aver visto almeno una preview del gioco, anzi, do per scontato che anche voi vi siate fatti una bella scorpacciata di hands-on prima di finire su questo video. E non pensate che vista una le abbiate viste tutte, perché nonostante tutta la stampa a livello internazionale si sia cimentata esattamente con la stessa demo, la natura estremamente malleabile e aperta del gameplay di Tears fa sì che ogni singola esperienza risulti unica a modo suo. È assurdo pensare che ci siano resoconti così diversi su come ogni singola sezione sia stata affrontata. Aonuma e Soshi hanno creato un qualcosa che sembra trascendere il concetto di sandbox, partendo poi da dei presupposti che, a modo loro, nel 2017 erano già stati incredibilmente rivoluzionari. L'idea alla base di Breath of the Wild è stata quella di inserire il giocatore in un contesto ampio e spiegargli immediatamente tutte le sue semplici regole e la logica dietro le sue leggi. La fisica di Breath of the Wild permetteva nel 2017 di affrontare l'esplorazione con una libertà di approccio mai sperimentata prima, tanto che l'open world di Hyrule non aveva bisogno di sovrastimolare il giocatore sovraffollando la mappa di punti di interesse e di attività secondarie, ma l'esplorazione stessa diventava protagonista. Insomma, c'era un radicale cambio di prospettiva. Non era più tanto importante l'obiettivo, quali erano le cose da fare, quanto il percorso, il come fare queste cose. Fatto sta che questo sistema si presta alla creatività del giocatore e nel momento in cui fornisci un tale ventaglio espressivo agli utenti, devi stare sicuro che anche il più articolato dei sistemi verrà piegato all'inventiva dei giocatori. E ve l'ho detto, già dal gameplay trailer di Aonuma ho avuto la netta sensazione, oggi confermata, che l'idea di un Breath of the Wild 2 sia nata proprio dall'intenzione di assecondare questa voglia di totale libertà. E piuttosto che correggere gli aspetti più scoperti che hanno portato gli speedrunner a trovare delle soluzioni mai immaginate dal team di Aonuma, gli sviluppatori hanno scelto di fornire ancora più strumenti per assecondare questa creatività. In ogni singola video preview ho visto almeno una soluzione inedita relativa a un tipo di costruzione
costruzione, a un combattimento o a un semplice spostamento. Anzi, mi spingerei oltre col dire che, almeno da quello che si intravede in queste sezioni decontestualizzate di gameplay, non esistono più fasi separate tra esplorazione, combattimento e utilizzo delle risorse, perché tutti questi aspetti si fondono in un unico gameplay loop capace di trasformare, ad esempio, degli attacchi in delle possibilità di spostamento e dei veicoli in delle armi. Questo è merito soprattutto dei nuovi strumenti a disposizione di Link, che sono una geniale evoluzione di quelli del suo predecessore. Con Breath of the Wild è stata creata una fisica di gioco estremamente convincente e con essa sono arrivati alcuni rudimentali strumenti utili non tanto per alterare lo scenario, quanto piuttosto per agevolare il passaggio di Link. Ecco che ora invece spazio e tempo di gioco si piegano all'ultramano, al compositor, al reverto e in parte anche all'ascensus, un'abilità che ora che è stata contestualizzata a dovere acquista tutto un altro senso. Non voglio comunque ripetere esempi specifici di come tutti si siano sbizzarriti nel problem solving di questa demo giocabile, però è chiaro che se inviti la stampa specializzata a provare un titolo così atteso e la fase finale della presentazione, l'ultimo decisivo segmento di gameplay, viene introdotto come quello è l'obiettivo, sentitevi liberi di portarlo a termine come preferite, beh, questo significa che Nintendo è estremamente sicura delle potenzialità di Tears of the Kingdom, tanto che nessuno, almeno di quelli che ho visto, si è sentito smarrito o frustrato, e anzi tutti si sono gettati in diversi tentativi per completare la demo in modo sempre diverso. In fondo quella degli open world è solo un'illusione, spesso malcelata. Per quanto venga sempre promessa la massima libertà di azione, nella stragrande maggioranza dei casi è palese quale sia la strada ottimale tracciata dagli sviluppatori. Eppure qui sembra di trovarsi di fronte a un grandissimo parco giochi dove ci si può perdere senza mai sentirsi smarriti. Perché se è vero che ogni sessione di gameplay è risultata unica, ci sono due elementi che ritornano nella narrazione di tutti i content creator e giornalisti. Il primo è la genuina sensazione di stupore e scoperta che ha accompagnato il gameplay di ogni prova, un entusiasmo contagioso che appiana i giocatori sullo stesso livello di incredulità di fronte all'engine del gioco. E il secondo elemento, direttamente connesso col primo, è la sensazione di complicità che si è instaurata non solo tra i giocatori, ma anche con i rappresentanti di Nintendo che stavano lì a presentare il gioco. Ci sono un'infinità di racconti dove tra giocatore e supervisore il secondo ha detto al primo «prova» oppure «credo che potrebbe funzionare» o magari è rimasto spiazzato, sorpreso, divertito dalle soluzioni adottate da chi aveva molta meno esperienza col gioco eppure era riuscito a creare qualcosa di nuovo. E adesso che abbiamo visto queste preview sappiamo che le reazioni di Aonuma durante il suo gameplay registrato erano proprio di genuino divertimento e perché no, anche di sorpresa. Ed è qui che volevo arrivare, perché per me questa è la vera Nintendo Difference, un qualcosa che si trova solo all'interno dei giochi della grande N. Ripeto, non voglio scendere nel dettaglio, anche perché, come voi, non posso esprimermi più di tanto su un qualcosa che non ho provato con mano, ma c'è una cosa che proprio non riesco a togliermi dalla testa e che mi fa pensare che, al di là dell'effettiva qualità del prodotto finale, Nintendo sia convinta di avere tra le mani un qualcosa di rivoluzionario. Anche perché, poracci, il potere principale, quello che dà vita alla più grande novità ludica di Tears, si chiama Ultra End. Sapete tutti che l'Ultra End fu il primo giocattolo inventato da Gunpei Yokoi, figura importantissima di Nintendo, che fece la fortuna dell'azienda prima con dei giocattoli di successo e poi accompagnandola nella transizione ai videogiochi, mettendo tra le tante cose la firma su hardware iconici come il Game & Watch e il Game Boy. Si sarebbe potuta chiamare Ultra Calamitron, Calamitron Pro o Calamitron 2! Eppure è stato scelto di omaggiare questo importantissimo pezzo della storia Nintendo, il giocattolo da cui nacque la Nintendo dei videogiochi. È vero, l'Ultra End serviva proprio a prendere oggetti all'infuori della propria portata col minimo sforzo, esattamente come fa Link in Tears of the Kingdom, eppure dietro a questo nome ci vedo un significato molto più profondo. Al suo interno è condensato tutto l'atto creativo del crafting. È dal 2018 che vi parlo in dei video bruttissimi del genio di Yokoi che nelle sue creazioni partiva sempre da un principio semplice quanto geniale, il pensiero laterale, ovvero la capacità di trovare soluzioni alternative seguendo ragionamenti non ovvi.
Nel caso di Yokoi, il pensiero laterale veniva utilizzato per ricontestualizzare tecnologia ormai obsoleta e trovare nuove funzioni ad apparecchi altrimenti inutilizzabili. Tutte le sue creazioni nascono da delle esigenze concrete, sfruttano il minimo indispensabile e ottengono risultati impensabili. Mettere in mano al giocatore l'Ultra End è un passaggio di testimone importantissimo. È come se tutta la filosofia dell'azienda si condensasse in un unico gioco e le redini passassero in mano agli utenti. Può sembrare un po' un atteggiamento di sfida, ma, ripeto, certe cose si fanno solo quando si ha la certezza di aver creato qualcosa di speciale. E oltre a essere una soluzione geniale, che punta a evolvere ancora una volta il trend dominante del panorama videoludico attuale, è anche una grandissima lettera d'amore verso i giocatori, un atto di fiducia nei confronti della nostra creatività. E ora ditemi se questa non è Nintendo Difference. Ci sono però due cose che un po' mi lasciano perplesso, che non intaccano assolutamente l'hype che ho nei confronti del titolo, ma che sono lì e secondo me è giusto prenderle in considerazione. Il primo punto, il più evidente, sono le performance di gioco. I cali di framerate sono parecchio vistosi e quando si attivano gli effetti di trasparenza dei poteri o le situazioni in battaglia si fanno più concitate, la Switch proprio non ce la fa. E parliamo comunque di una demo studiata per far sperimentare solo alcune situazioni più o meno controllate ai giocatori. Se come abbiamo visto nel trailer finale ci saranno spazio per sequenze di battaglie corali e via dicendo, la situazione potrebbe anche essere peggiore. Non si tratta di incompetenza da parte degli sviluppatori, quanto piuttosto di un titolo il cui game engine spinge oltre ogni confine immaginabile un hardware del 2017. Magari si tratta di una build non definitiva e possiamo sempre sperare in delle patch per ottimizzare le prestazioni, ma se c'è un titolo che urla Switch 2, beh, questo è proprio Tears of the Kingdom ed è quasi un peccato pensare che saremo costretti a giocare a una versione che nell'arco di un anno o poco più sarà sorpassata. Un vero peccato. Ma avendo giocato a Breath of the Wild su Wii U e poi su Switch, sono pronto a tutto. L'altro punto che un po' mi preoccupa è più una sensazione, un punto di domanda che vi rigiro. Ma in tutto questo, cosa rimane di The Legend of Zelda? Alla fine Breath of the Wild, pur allontanandosi di netto dall'impostazione classica della serie, paradossalmente ripescava quel senso di avventura e esplorazione che aveva contraddistinto, a partire dall'ispirazione, il primo capitolo su NES. Ora, il classicismo di The Legend of Zelda sembra smarrirsi in questa spasmodica ricerca della libertà a tutti i costi, in un sistema di crafting che potrebbe non lasciare alcuno spazio agli elementi cardine delle avventure di Link. Ogni capitolo a modo suo ha cercato di distinguersi dai suoi predecessori, conservando però in misura più o meno marcata quei tratti distintivi che fanno di ogni The Legend of Zelda un The Legend of Zelda. Dopo Breath of the Wild si poteva scegliere se fare un passo indietro per andare a ripescare alcune di queste convenzioni, sempre in modo innovativo, oppure se gettarsi definitivamente in un territorio inesplorato. E per ora sembra che Tears of the Kingdom sia anni luce lontano da casa. Sarà un bene o sarà un male? È difficile a dirsi, ma anche qui non posso che avere massima fiducia in Nintendo. Anche non ignorando gli ultimi spoiler, sappiamo che quanto ci è stato mostrato è solo una parte dell'impianto ludico di Tears of the Kingdom. C'è molto da scoprire e tanti di questi elementi so che a loro volta stravolgeranno l'idea che ci siamo fatti fino a questo momento del gioco. E poi non dimentichiamoci del trailer finale. Non so voi, ma io ancora non riesco a togliermelo dalla testa e penso veramente che si tratti di uno dei trailer più epici ed emozionanti e coinvolgenti di sempre. È qui che rivive tutto il cuore pulsante della serie, un'epopea inconfondibile che ha stregato intere generazioni di giocatori e continuerà a farlo ancora per molto tempo. Ora non riattacco a parlare del trailer e del perché secondo me è perfetto, altrimenti facciamo notte, ma vi ricordo che anche il trailer di Breath of the Wild era altrettanto emozionante, eppure dava una visione un po' distorta di quale fosse il ruolo della trama all'interno dell'economia del gioco. Ma questo è il punto di partenza per il secondo video che pubblicherò la prossima settimana. Per ora mi fermo qui, ma prima di salutarci ci tenevo a ringraziarvi. Nonostante questo canale non abbia nulla da offrirvi rispetto a realtà ben più consolidate, ed è giusto così, per me è veramente un onore pensare che anche solo una persona sia ancora curiosa di sapere la mia dopo essersi vista comunque centinaia di hands-on. Ed è sempre stra emozionante ritrovarvi così numerosi qua sotto nei commenti.
Chissà, magari anche noi un giorno saremo nell'Olimpo delle grandi realtà italiane, quando la conquista non violenta finalmente raggiungerà il suo obiettivo. Per ora però sono straorgoglioso di questa community. Pori ma buoni. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, voi fate bravi e riposatevi, ma soprattutto zeldate duro. Io sono il Poro Ultra, Michele Hand, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo...